Posso prendere le lichette, comanda? Stand by. Mi dice il pilota che stiamo chiudendo l'ultima. Pronti a mollare con altri tutti. Possiamo mollare allora? Affermativo. Allora forza, molla tutto. Brava, molla tutto. Molla tutto coppa. Tutto a dritta. Mezzo! Genova Traffic, stand by 1-1. 5 a dritta. Di Ursamino. Amici di Non Solo Mare, oggi vogliamo proporvi una vacanza nella vacanza. Sì, proprio così. Perché per chi sceglie di trascorrere la propria vacanza sulle spiagge della Sardegna e non solo, la vacanza inizia proprio a bordo di una di queste grandi navi veloci. Buongiorno comandante. Buongiorno. Innanzitutto grazie per averci concesso questo privilegio. Prego, parlare di privilegio oggi dobbiamo dire che in effetti lo è, perché come voi ben sapete dopo l'11 settembre l'accesso sul ponte di comando a navi traghetti come navi passeggeri ormai è vietato ai passeggeri, quindi diciamo così che in effetti è un privilegio perché è un'eccezione che stiamo facendo alla regola. Cominciato nel 1980, quindi siamo sotto i 30 anni,
e invece al comando di unità come queste dal 2000. E diciamo che il compito principale del comandante è quello di, come capo della spedizione, è quello di gestire nelle sue forme generali quella che è la navigazione. Poi verrà giustamente asservito da tutti gli altri ufficiali e componenti dell'equipaggio che, partendo dal mozzo e finendo al primo ufficiale o al capo macchinista, daranno il valido sostegno al comandante per il buon esito del viaggio intrapreso in mare. A bordo delle grandi navi veloci nulla è lasciato al caso, così come ci ha raccontato il primo ufficiale Angelo Camilleri. Ai tempi del Titanic forse si pensava più al lusso che alla salvaguardia della vita umana in mare. Adesso, per fortuna, ingegneri e architetti sono riusciti a conciliare ambedue le cose, perciò gli standard di sicurezza sono altissimi ed elevati, perciò tutti i passeggeri che viaggiano nelle nostre navi e anche traghetti della stessa tipologia penso che ormai debbano stare tranquilli, perché anche se dovesse accadere qualche cosa, diciamo che gli standard di sicurezza degli equipaggi, gli standard di sicurezza delle navi sono talmente elevati che poche vite possono perdersi in mare, speriamo mai comunque. Che tipo di rapporto c'è tra il primo ufficiale e il comandante? Come si collabora? Il primo ufficiale è quello che è più a diretto contatto col comandante per quanto riguarda la gestione della nave dal punto di vista di sicurezza, dal punto di vista di caricazione, perché come vedete noi qui trasportiamo anche mezzi. Qui curiamo, il primo ufficiale cura la stabilità e ne rapporta e ne confronta col comandante i suoi dati. Ne cura l'addestramento del personale, ne mantiene un alto standard e in più collabora anche nelle decisioni quando bisogna pianificare determinate tipi di rotte con l'osservazione dei bollettini meteo e tutto il resto. È chiaro che il primo ufficiale è sempre la spalla, cerca sempre di essere una buona spalla per il comandante, visto l'enormità delle responsabilità che ha il comandante, giusto per alleviare ed essere di conforto nelle decisioni più dure. Grandi Navi Veloci, una società costituita nel 1992 da un'idea imprenditoriale del presidente Aldo Grimaldi. Dobbiamo dire che questa nave ha dei tempi di risposta molto brevi. Consideri che il dover mettere il timone tutto alla banda con questa velocità e in queste condizioni di tempo, praticamente dopo circa 450 metri la nave farebbe una costata di 90 gradi. 450 metri in termini di spazio nel mare sono ben poca cosa. Mentre se volessi arrestare la nave con il cosiddetto crash stop, cioè dal tutto avanti al tutto indietro, in circa 900 metri la nave arresterebbe il suo moto avanti e fermarsi completamente. La cosa più importante è che a combattere quello che potrebbe essere il nemico maggiore per la nave, che è l'incendio, abbiamo un occhio vigile costante, che come questa strumentazione può dimostrare, su tutta la nave, che controlla anche il piccolo focolaio che si viene a creare in qualsiasi locale della nave. L'elettronica che è entrata oggi a far parte delle navi di questo genere come di altro genere, diciamo in maniera molto, molto importante, quindi con utilizzo di GPS, di radar già da almeno 70 anni,
e con utilizzo di altre attrezzature, il tutto viene poi asservito in questa console, generale, dove l'ufficiale e il marinaio che sta di guardia 24 ore al giorno hanno l'assoluto controllo di tutto quello che è la navigazione e il controllo delle macchine.